L'orto di Rosolino nasce nel 2000, però io già avevo esperienza da almeno 20 anni sui frutti esotici, quindi ho ricreato un po' ciò che avevo creato nella vecchia azienda, dove ho piantato papaya, banane, annona, avocado, mango. Ho rilevato delle aziende, ho preso in affitto delle aziende già dove esistevano dei frutti esotici, e poi ovviamente il caffè, che è un progetto a lungo termine che io ci lavoro già da un bel po', dove quest'anno c'è stata un'ottima produzione e una bella fioritura, e in più facciamo ortaggi classici, agrumi. Noi ci occupiamo di frutta e di frutti tropicali. Ho puntato più sui frutti tropicali perché è un mercato in espansione. Siamo in pochi che produciamo frutti tropicali. I frutti li raccogliamo maturi, non vengono da altri paesi extraeuropei dove vengono raccolti verdi e non hanno lo stesso sapore. La mia giornata tipo è: mi alzo alle 4. Mi metto davanti al computer, vedo se ci sono ordini che sono arrivati durante la notte, poi arrivo in azienda, faccio una piccola riunione con i collaboratori per capire cosa bisogna raccogliere, e iniziamo la raccolta degli ortaggi, dei frutti esotici, per quello che c'è da raccogliere, perché noi facciamo sia il porta a porta nella zona del palermitano, sia le spedizioni per tutta Italia, e quindi iniziamo a raccogliere i prodotti, e li lavoriamo e vengono nel pomeriggio vengono consegnati. Il nostro prodotto di punta è l'avocado, è molto complicato coltivarlo qua in Sicilia perché abbiamo il problema con il caldo estivo, che soprattutto negli ultimi anni si è accentuato di più. Dal trapianto della pianta a una buona raccolta devono passare un 3-4 anni, però poi iniziando la produzione durerà, cioè un albero può durare pure 50 anni. Viene raccolto, questa è una varietà, se viene raccolto da novembre fino a quasi tutto maggio, quindi abbiamo un ampio periodo di produzione. Progetti futuri: far conoscere ai turisti la nostra realtà, quindi accogliere i turisti in azienda. Già qualcosa lo facciamo, ma migliorare su questo. E creare altri 3 liquori, perché già uno è in produzione, che è un progetto un po' più a lungo termine. Iniziare a fare una buona produzione di caffè e poter vendere in tutto il mondo il mio caffè, anche se non sono produzioni abbastanza ampie, e cercare di migliorare i prodotti dell'azienda.